Il delitto di Cogne, mistero e tragico epilogo di una famiglia italiana. Caso di Cogne. Benvenuti su Pirata RB. Oggi ci addentreremo in uno dei casi più discussi e scioccanti della cronaca nera italiana, il delitto di Cogne. Ci troviamo nel 2002, a Cogne, un piccolo paesino immerso nella tranquillità delle montagne della Valle d'Aosta. Ma proprio qui, nel cuore della pace alpina, avviene una tragedia inspiegabile che sconvolgerà per sempre la vita di una famiglia. È un caso che spacca l'Italia, una storia che continua a far discutere. La protagonista è Anna Maria Franzoni, una madre che diventerà il volto di una vicenda intrisa di mistero, sospetti e dolore. Oggi ripercorreremo ogni dettaglio di questo caso intricato, in cui colpi di scena e dubbi ancora persistono. Preparatevi, sarà un viaggio attraverso le ombre e le domande irrisolte di uno dei casi più inquietanti di sempre. La chiamata di emergenza e la scoperta del corpo. È il 30 gennaio 2002, una giornata che sembra come tutte le altre a Cogne, finché una telefonata non interrompe quella quiete. Anna Maria Franzoni, disperata, chiama i soccorsi. Suo figlio Samuele, un bambino di 3 anni, è stato trovato privo di sensi nella sua camera da letto. La scena che si presenta ai soccorritori è agghiacciante. Samuele giace senza vita, con segni evidenti di violenza alla testa. I soccorritori fanno il possibile, ma per il piccolo è troppo tardi. La morte di Samuele è uno shock per la comunità e ben presto la storia inizia a fare il giro dell'Italia, catturando l'attenzione dei media. La domanda che risuona nelle case di tutto il paese è una sola: chi ha potuto compiere un atto così crudele e violento contro un bambino indifeso? Le prime indagini e i sospetti su Anna Maria Franzoni. Le indagini prendono il via rapidamente. Chiunque, in quel momento, potrebbe essere il responsabile, ma non ci sono segni di effrazione, né prove evidenti che indichino la presenza di estranei nella casa. L'attenzione degli inquirenti si concentra allora sui familiari più vicini, e in particolare su Anna Maria Franzoni, la madre del bambino. Le sue dichiarazioni e i suoi comportamenti iniziano a destare perplessità. Le prime perizie psicologiche indicano che Anna Maria potrebbe avere dei lati oscuri, e i dubbi si moltiplicano. Tuttavia, la donna continua a dichiararsi innocente, proclamando il suo amore incondizionato per Samuele. La divisione dell'opinione pubblica è immediata: da una parte c'è chi crede alla sua innocenza, dall'altra chi vede in lei la colpevole perfetta. Nel frattempo, gli inquirenti scavano a fondo nel passato della famiglia, cercando motivazioni e indizi che possano fare luce sulla verità. Il processo e la condanna. Nel 2004, dopo un lungo processo che ha monopolizzato l'attenzione dei media, il tribunale pronuncia il suo verdetto: Anna Maria Franzoni viene condannata a 30 anni di carcere per l'omicidio del figlio Samuele. È una sentenza che lascia il paese diviso. C'è chi pensa che la giustizia sia stata fatta, ma c'è anche chi è convinto che la condanna sia un errore, una decisione presa in base a supposizioni e pressioni. Le prove raccolte non sembrano essere sufficienti per tutti, e il dibattito diventa un fenomeno mediatico. Negli anni, Franzoni farà appello e otterrà riduzioni di pena, ma la condanna rimarrà. Questo caso lascia molte domande in sospeso e una famiglia distrutta, una comunità scossa e un paese intero a riflettere su una vicenda che ancora oggi rimane, per molti, un mistero oscuro. Clamore mediatico e l'effetto sui media italiani. Il delitto di Cogne rappresenta un punto di svolta nella cronaca nera italiana per il modo in cui i media si sono appropriati di questa storia, portandola nelle case di milioni di italiani ogni giorno. Telegiornali, programmi di approfondimento e talk show trattano il caso con una tale intensità da trasformarlo in una sorta di spettacolo. Le interviste, le ricostruzioni e le speculazioni sulle dinamiche familiari diventano oggetto di dibattito nazionale. La copertura mediatica raggiunge livelli mai visti, e la figura di Anna Maria Franzoni è trattata quasi come quella di una celebrità negativa. Il pubblico si appassiona, segue ogni dettaglio, si divide e prende posizione. Questo caso diventa emblematico dell'inizio di un'era della cronaca in cui la vita privata e il dolore delle persone coinvolte diventano una sorta di intrattenimento per il pubblico. Ma a che prezzo? Il caso Cogne è un monito sull'eticità dei media e sulla necessità di mantenere rispetto e sensibilità nei confronti delle tragedie familiari. Grazie per averci seguito in questo viaggio nel caso di Cogne.
Una vicenda che continua a far parlare e che ci invita a riflettere su quanto i misteri della cronaca nera possano intrecciarsi con le vite quotidiane, trasformando eventi privati in storie di interesse pubblico. Lascia un commento per condividere il tuo punto di vista e fateci sapere quali altri casi vorreste approfondire. Non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al canale per restare aggiornati sui prossimi video. Per chi desidera immergersi ancora di più nel mondo dei misteri e della cronaca, benvenuti nel blog di Pirata RB. Qui esploriamo storie che alimentano curiosità e suspense, dalle grandi navi agli avvistamenti UFO, dai casi irrisolti ai profili di criminali celebri, ogni articolo vi condurrà verso nuove prospettive. Nato dalla passione per il mare e i suoi segreti, questo spazio è per chi cerca verità nascoste. Con il nostro team, il canale YouTube Pirata RB e i video del Consiglio dei Ministri su Politica Vox, vi guidiamo tra attualità e casi inquietanti. Unisciti a noi in questo viaggio alla scoperta dell'ignoto, perché solo esplorando ciò che non conosciamo possiamo veramente avvicinarci alla verità. Alla prossima!